È giunto il momento di sbloccarsi in trasferta per l'Avellino, reduce dal successo di misura sullo Spezia firmato Capitan D'Angelo. Toscano conferma il 4-3-3 in blocco con l'unica novità dal primo minuto di Perrotta al centro della difesa insieme a Jim City, davanti a Frattali, confermato anche lui con Gonzalez e Asma esterni difensivi. Centrocampo con D'Angelo, Paghera e Lasic, Camarada gira centralmente in attacco con Belloni e Sumari a completare il tridente sugli esterni. Novara con il 4-3-1-2, in porta da Costa, Dickman e Calderoni gli esterni, Trust e Scognamiglio in mezzo. Viola regista davanti alla difesa con Faragò e Casarini interni, Ador Jean dietro le due punte, Sansone e Baide, non Galabinov. Dunque 4-3-3 e 4-3-1-2 a confronto, Beje e Cocci infortunati per il Novara. L'Avellino invece deve fare a meno di Gavazzi, Ardemagni, Gidai e Molina, tra l'altro in tribuna al Piola.
L'Avellino non riesce a invertire il trend in trasferta, un sinistro di Viola al dodicesimo della ripresa deviato da Jim City, beffa Frattali, costringe l'Avellino al quarto KO in 5 partite lontano dal... Nel post partita abbiamo ascoltato proprio il man of the match di giornata, Viola insieme a Mimmo Toscano, tecnico dell'Avellino, Roberto Boscagna, allenatore del Novara. Mimmo Toscano... Li abbiamo aspettati, provavamo a ripartire, però forse un po' troppo rinunciatari. Non è che ci si può incolpare di questo oggi? No, ma non rinunciatari, ma abbiamo commesso tanti errori dal punto di vista tecnico. Quando recuperavamo palla la riperdavamo subito, un po' coraggiosi ad attaccare con più uomini. Una partita molto equilibrata, con una supremazia del possesso palla del Novara, ma senza grossi pericoli. Azioni da parate dei portieri non ce ne sono state. È un peccato non portare a casa un risultato positivo oggi. È importante a questo punto anche sottolineare e ricordare le assenze davanti, qualcuno è entrato ma chiaramente non era al top, no? Ma chi è entrato aveva forse un giorno o due giorni di allenamento sulle gambe, però questi erano i calciatori a disposizione oggi, ripeto, è un peccato non portare a casa un risultato per come è andata la partita, per l'equilibrio che c'è stato in campo, per le poche occasioni create sia da noi che per il Novara. Bisogna invertire questo trend negativo in trasferta perché portare il punto a casa, muovere la classifica era importante per noi oggi, però ci abbiamo martedì l'occasione per il pronto riscatto e spero che i ragazzi siano pronti a rialzarsi. Mister, dispiace anche perché una prestazione difensiva buona, puoi subire un gol in maniera così sfortunata. Quindi... Ripeto, per quello il rammarico maggiore, potevamo fare meglio, ripeto, dal punto di vista del coraggio e degli errori tecnici che abbiamo fatto. Abbiamo anche difeso abbastanza bene, concedendo poco al Novara, che è una buona squadra secondo me. Il rammarico maggiore è quello, non portare a casa un risultato positivo dopo una partita equilibrata del genere. Le sostituzioni, Paghera fuori, pesava anche quell'ammonizione e poi soprattutto la prestazione di Lasic, un commento. Forse Lasic è stato un po' sottotono, però quasi tutta la squadra poteva fare qualcosa in più. Ho sostituito Paghera perché la munizione poteva pesargli più del dovuto. Però ripeto, quasi tutti abbiamo fatto degli errori tecnici che potevano permetterci di guadagnare campo, di essere più pericolosi. Su questo dobbiamo lavorare e migliorare sicuramente. Abbiamo chiuso con un 4-2-4, alla fine le abbiamo provate tutte. Qualcuno da studio ci sottolineava che forse la presenza di Belloni e Verde insieme si pestavano un po' i piedi, Verde svariava, non riusciva a trovare la posizione. Ma Verde a volte si allargava spesso per trovare la posizione giusta e magari doveva venire più dentro Obi da qui quando si allargava a sinistra e Belloni a destra. Potevamo fare molto di più secondo me dal punto di vista del tecnico, della pericolosità, in quello siamo proprio mancati secondo me oggi. Mister, sembrava lei oggi allenatore del Novara, corri contro Boscaglia e corri in suo favore, sensazioni oggi? Fa piacere perché vuol dire che hai lasciato un buon ricordo sia come allenatore che come uomo, però la cosa che conta di più era fare il risultato oggi e non l'abbiamo fatto. Questa volta bisogna contare su un pronto riscatto, soprattutto psicologico, e approfittare di questa partita in casa, che l'alternanza vinci fuori, vinci dentro, perdi fuori, se la rispettiamo ci mettiamo la firma. No, bisogna riscattarsi subito, come abbiamo fatto dopo Perugia c'è bisogno di un pronto riscatto perché se fuori casa non riesci a fare risultato positivo, in casa devi assolutamente vincere la gara e provare a vincerla. Roberto Boscaglia, complimenti per la vittoria, tra l'altro ottenuti in un clima non idilliaco per usare un eufemismo, Novara che si tira fuori da Guari al termine di una partita che Toscano ha definito equilibrata. No, la partita è stata equilibrata, è difficile, è dura. Noi abbiamo avuto due palle gol nel primo tempo, con Baide e Scognamiglio. Siamo stati secondo me molto molto bravi a non far ripartire mai l'Avellino, che in ripartenza è devastante. Però abbiamo lavorato bene sulle marcature preventive e via. Secondo tempo abbiamo trovato il gol, abbiamo difeso molto molto bene, inserendo anche un altro difensore. E quindi partita difficile, dura, che secondo me abbiamo meritato di vincere. Oggi la posta in palo era alta, quindi è normale che fosse una partita di questo livello. Io in diretta ho sottolineato un Avellino forse che difendeva un po' troppo basso, vi ha dato campo, voi tiratori da fuori ne avete, dai e dai.
Ma sai, sono situazioni che ci possono stare. Noi nel secondo tempo ci siamo messi 4-2-3-1 a allargare molto loro, perché volevo che appunto i centrali trovassero spazio lì e gli attaccanti trovassero un po' di più spazio allargando le loro maglie, ed è successo 2-3. Però se magari ti alzi un po' di più si può lavorare meglio in profondità. Non è mai, diciamo, non si sa mai quello che succede fino a quando poi le situazioni non si verificano. Loro si sono un po' abbassati, sì, e noi siamo stati bravi. Detto in tutti i modi, dobbiamo cercare di vincere. È quell'accorgimento all'inizio del secondo tempo tattico che ha fatto un po' la differenza per il Novara. Dovevamo allargare il gioco obbligatoriamente, non potevamo continuare a lavorare su quell'imbuto. Abbiamo deciso di togliere il tre quarti e mettere un esterno di ruolo, perché volevo uno, contro i due esterni dell'Avellino, che sono bravi ma che a volte si fanno magari attrarre dalla palla. Volevo proprio che i due centrali non avessero vita facile una volta che i due terzini avevano da fare con gli esterni. Quindi per l'inserimento dei centrocampisti soprattutto e per le due punte che li abbiamo lasciati in due contro due dentro l'area, per l'Avellino è stata magari un po' più dura. Mister, lasciando stare il Verona, B equilibratissima in tutte le zone della classifica. Ormai stiamo diventando esperti di questa categoria, sappiamo che è lunga, è dura, è una vittoria, due vittorie di fila ti possono portare a giocare per i playoff, due sconfitte di fila, devi stare attento a cosa succede dietro. E sarà così fino alla fine. Il Verona è una squadra che non c'entra niente, di un'altra categoria, con un attaccante che è un fuorilegge. Sono discorsi che non dobbiamo fare noi, facciamoli fare gli altri. Nicolas Viola prova e riprova, alla fine anche con l'aiuto di una deviazione si è riuscito a far gol e a risollevare questo Novara. Sì, era importante vincere, come non era importante, però è arrivato questo gol, sono contento, ma sono contento per la squadra che meritava una vittoria. Non è stata una grande partita da entrambe le parti, ti aspettavi un Avellino così rinunciatario, non vi ha messo in grandissima difficoltà? Sappiamo che l'Avellino è una squadra rognosa, infatti ci ha messo secondo me in difficoltà, però siamo stati bravi col tiro da fuori a cercare questa conclusione, oppure con i cross avevamo lavorato in settimana, perché ci aspettavamo una squadra rognosa che sapeva difendersi. È andata bene, siamo contenti. Cambio tattico, inizio secondo tempo, abbiamo un po' agevolato. Sì, ci siamo messi a due, quindi era per noi più facile trovare l'esterno, quindi ce la siamo giocata così, facendo girare un po' di più la palla, e siamo arrivati di più alla conclusione. Non è stato facile per voi giocare oggi in questo clima un po' avverso dello stadio, no? Sì, ma questo ci deve fare capire che noi siamo una squadra giovane, abbiamo bisogno di tutto per fare esperienza, queste cose servono, e miglioriamo, prendiamo questi tre punti e ce la giochiamo adesso martedì a Bari. Bisognava vincere, il Novara ha vinto. Assolutamente sì, venivamo da un periodo comunque che non avevamo fatto i risultati, e nonostante abbiamo messo in atto quello che ci chiedeva il mister e il gioco che richiedeva lui, e oggi era fondamentale portare tre punti in qualsiasi modo. Abbiamo sofferto gli ultimi minuti, però l'importante, ripeto, era portare i tre punti a casa in qualsiasi modo. Hai avvertito un po' la tensione, no, dopo una settimana difficile? Guarda, ti dico che ci sta a perdere il derby, fa male soprattutto al 94esimo in quel modo, però penso che proprio da queste delusioni che devi proprio ripartire. Noi ci siamo rimessi subito in carreggiata, dopo subito il primo giorno della settimana, e cercare di pensare subito a questa partita e a portare questi punti fondamentali, e da oggi ripartiamo. Un cambio di modulo nel secondo tempo, vabbè, poi con anche i 5 in difesa nei minuti finali. Il Novara direi migliore nella seconda parte della partita, quindi tu c'entri qualcosa? No, io penso che è stata un po' tutta la squadra, il mister ci ha fatto entrare nel secondo tempo con una grinta diversa. Io ho dato solo il mio aiuto, come giusto che sia, siamo stati uniti e abbiamo cercato di mettere in atto il gioco comunque di sempre. Abbiamo sofferto, è la cosa più importante comunque aver vinto. Cosa ti ha chiesto il mister dal punto di vista tattico? Sembrava che l'Avellino da quella parte potesse essere messo in difficoltà, con Gonzales un po' adattato a fare l'esterno. Era importante una spinta maggiore come la tua caratteristica? Sì, il mister mi ha chiesto esplicitamente di puntare il terzino e di cercare sempre il cross sul secondo palo per Paolo, e comunque di metterlo in difficoltà.
e poi mi ha chiesto di dare come sempre una mano alla squadra in ripiegamento difensivo. Grazie.